Siamo entrati nel cammino quaresimale ed è bene che compiamo con comprensione di quello che facciamo questo cammino. È un cammino che dall'Eden terrestre ci porta attraverso Cristo all'Eden celeste. Un cammino lungo. In cui contempliamo tutta la storia nostra e la rivediamo. Nell'Eden l'uomo era con Dio, godeva di ogni bene, poi venne il seduttore, il maligno, che attraverso Eva sedusse Adamo, il capostipite, e la morte col peccato entrò nel mondo. Entrò la schiavitù. Tutte le schiavitù nostre procedono da quella caduta dei progenitori. Ma Dio aveva promesso il Salvatore, prefigurato proprio come nella lettura di oggi, quella delle ore, in Mosè, che viene inviato in Egitto, dove il popolo è schiavo. Dopo aver fatto esperienza del roveto ardente, Mosè opera la liberazione. In quel Mosè è Gesù, che nel fuoco dello Spirito Santo disceso su di lui, opera la nostra redenzione e ci libera da ogni schiavitù. Ci libera dal maligno, guarisce le nostre malattie, ci purifica da tutto ciò che abbiamo contratto lungo il viaggio ed è lui che noi chiamati singolarmente procediamo nella seconda tappa del cammino, quella che attraverso lui, in lui e per lui, ci porta all'Eden celeste. È bene che noi riviviamo queste tappe del nostro cammino e lasciando cadere tutto ciò che ci distrae, entriamo in questo cammino quaresimale, meditando la storia sacra che si avvera in ciascuno di noi, rivivendo le nostre schiavitù da cui Cristo ci libera, camminando con Cristo e lasciandoci liberare giorno per giorno da Lui da tutte le schiavitù della mente, del cuore, dei sensi, lasciandoci guarire da Lui da tutte le ferite che lungo il viaggio noi abbiamo contratto, da tutte le malattie che si sono avvicendate su di noi per rallentare il nostro cammino, per distruggerci lungo il cammino. Questa mattina noi vogliamo unirci a Cristo Signore e chiedere a Lui la liberazione da tutte le schiavitù contratte dopo il peccato, in tutte le terre di schiavitù in cui noi siamo stati. Chiediamo al Signore Gesù di conoscere le nostre catene, di conoscere le nostre malattie e di essere liberati dalle catene del maligno e delle malattie
del viaggio terreno, le malattie della mente, del cuore, le malattie del corpo. Perché lui scende dal cielo per noi e per la nostra salvezza, è venuto in questa terra d'esilio e attraverso il deserto ci porta alla terra promessa, alla terra dove scorre latte e miele, all'Eden celeste che è in figura. E allora quello che chiedo a voi, fratelli e sorelle, è di entrare in questa visione e di guardare per un momento ad Adamo, nostro padre, all'uomo peccatore che è dentro di noi, e di guardare al secondo Adamo, all'uomo giusto, Cristo Gesù, che ci libera di tutto ciò che il vecchio Adamo ha contratto a causa del suo peccato. Guardiamo a Cristo e chiediamo a Lui di essere liberati e guariti, perché possiamo proseguire con Lui il nostro cammino verso l'Eden celeste. Noi che un giorno eravamo nell'Eden terrestre, in comunione con Dio, sani e liberi, adesso ci avviamo attraverso il cammino quaresimale con Cristo verso il ristabilimento della nostra salute, verso la purificazione completa, verso l'Eden celeste, dove un giorno godremo la felicità che già avevamo nell'Eden terrestre con Dio. In questa visione grandiosa mettiamoci come pellegrini con Cristo e chiediamo a Lui la grazia della liberazione, la grazia della guarigione. Non siamo più soli, perché Dio ha mandato suo Figlio ad accompagnarci. Già il credere in questo Figlio che è con noi è consolazione grande, ma chiediamo a Lui la liberazione da tutte le catene che ancora ci inceppano, da tutte le malattie che ancora ci tormentano. Sì, o Signore Gesù, vogliamo entrare con Te in cammino, noi vogliamo metterci in cammino con Te. Tuo Padre Ti ha mandato qui in mezzo a noi, in Egitto, dove noi siamo schiavi, dove noi siamo discesi dall'Eden, ci siamo ridotti nelle schiavitù più abominevoli. Tu sei venuto a liberarci, a guarirci, a salvarci. Signore Gesù, noi vogliamo congiungerci a Te e vogliamo essere liberati ancora da Te, vogliamo essere guariti da Te, cammin facendo. O Gesù, Ti chiediamo in questo momento che l'acqua lustrale scende dentro di noi, rimargini, purifichi, risani tutto ciò che è malato dentro di noi. E Ti chiediamo con l'acqua, Signore, il fuoco corrosivo che bruci le nostre catene, spezzi le nostre catene da tutto il male che ho operato in noi, spezzi le catene di ogni vizio e di ogni legame che ancora il nemico ha su di noi. Signore Gesù, attraverso il fuoco dello Spirito e attraverso l'acqua, dono Tuo del Tuo cuore, vogliamo essere e liberati e guariti, e così continuare con Te il viaggio quaresimale fino alla Pasqua, fino alla Pasqua terrena, simbolo della Pasqua eterna. O Spirito di Dio,
O Spirito di Dio, vieni su di noi. O Gesù, soffia il tuo Spirito su di noi, perché noi possiamo comprendere questo mistero, entrare in questo mistero, perché il fuoco del tuo Spirito corrodi tutte le nostre catene, ci liberi dalle catene della mente, dalle catene del cuore, dalle catene dei sensi. Vieni, o Spirito Santo, su di noi. Vieni, o Spirito, in questo momento, e in Cristo Gesù, che noi gridiamo, facciamo salire come gli israeliti schiavi il nostro grido al Signore. E tu, Yahweh, Dio dei nostri padri, ascolta il gemito dei prigionieri e manda col fuoco ardente il Salvatore in mezzo a noi. Fuoco che consuma, scendi su di noi, brucia ogni peccato dentro me. Le vostre catene, non amate le vostre malattie. Io sono colui che vi converto, io sono colui che vi salvo, io sciolgo le vostre catene, io vi lavo delle vostre infermità. Porgete i polsi, porgete le gambe, io vi spezzo i ceppi, vi libero dai legami, io sono il vostro Dio, vengo a salvarvi. Io limiana che tu ranoscialo, popolo mio dura a convertirti, guarda me, sono il tuo Salvatore. Iuniminia coti aranimona sciò, sciumide ginde le mei ondino tocciorò. Nuiri mia nonni mia nalia nenni narorò, niala rienta rana sciò. Alzate le mani
Il Signore vuole rompere i ceppi, vuole rompere le catene. Lasciatevi liberare da Gesù liberatore. Dio vuole sciogliere le vostre catene. Non amate le vostre catene, non amate le vostre schiavitù. Dio vi vuole liberare. Porgete i piedi al Signore, egli vuole rompere i vostri ceppi. Dovete camminare con Lui, non potete restare in schiavitù in Egitto, dove il nemico vi tiene legati. Miriana mai un linna nomni a lì, carana io li ama. Sciogli le mie catene, Signore, sciogli i miei ceppi, voglio camminare con te, io mi nanusciono. Gridate, gridate a Lui, siate consapevoli delle vostre schiavitù. Egli vuole farvi uscire, vuole sciogliervi le mani e i piedi, vuole che farvi partire con Lui verso il deserto per offrire un sacrificio al Signore e al suo Padre. Popolo schiavo, tu devi essere liberato, liberati, ama la tua libertà. Oggi è la vostra salvezza. Oggi è la vostra libertà, è il giorno propizio, è il tempo favorevole. Iumina iore na iore anavo, muiru anaiolo. Kirimi anko, kirami anko lano. Prigionieri della speranza, uscite, il liberatore è qui, non restate nelle vostre schiavitù, il liberatore è qui, è Gesù Signore che il Padre ha mandato, svegliatevi una buona volta, rompete i vostri ceppi e le vostre catene e camminate con Cristo Signore verso la libertà, ritornate alla cittadella, uomini della speranza, è Cristo che vi guida. Alleluia. E adesso, Signore, lava le nostre ferite, lava le nostre piaghe, liberaci da tutte le infermità che impediscono il cammino. Oh Gesù, quest'acqua lustrale lavi la mente, il cuore, le membra da tutte le ferite, da tutte le piaghe che possono inceppare il nostro cammino. Vogliamo camminare verso la libertà e vogliamo essere sani, vogliamo riacquistare la nostra pienezza di salute e soltanto tuo Signore Gesù puoi lavarci con l'acqua del tuo Spirito e ridarci la sanità completa. Perché vogliamo camminare con te nel deserto e raggiungere la patria celeste. Vogliamo raggiungere la terra dove scorre latte e miele. Signore Gesù, l'acqua tua lustrale ci lavi da tutte le malattie. Perché per camminare con te bisogna essere sani. E allora degnati, Signore, di benedire quest'acqua che noi nel tuo nome benediciamo. Serva quest'acqua a cacciare ogni maligno discordia,
adeverare ogni malattia. Benedici, Signore, quest'acqua, perché diventi segno della Tua protezione in questo giorno della liberazione. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della Tua grazia e difendici ad ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a Te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Dice il Signore, su di voi verserò l'acqua pura, l'acqua del mio costato, e sarete mondi da ogni vostra colpa, sarete guarite dalle vostre malattie, e io vi darò un cuore nuovo, e nuovi potete camminare con me verso la patria da cui siete stati espulsi. Alleluia. Possiamo portare né malattie né ceppi e tantomeno pesi sulle nostre spalle. Tu ci chiami la libertà, non possiamo noi portare idoli e idoletti sulle spalle o nascosti. Tu ci vuoi liberi, completamente liberi.
O Signore, fa che noi liberiamo la mente da tutti gli idoli che abbiamo. Liberiamo il cuore dagli idoli che teniamo nascosti. Libera, Signore, da tutte le forme di idolatria in cui noi siamo caduti. Tu ci richiami alla libertà dei figli di Dio. Tu ci richiami alla religione pura. Io sono il Signore Dio tuo, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono colui che sono, a me servirai. E allora lasciamo cadere tutti gli idoli, fratelli e sorelle, tutti gli idoli della mente e del cuore, tutti gli idoli del corpo. Il Signore ci vuole liberi da ogni catena, da ogni legamento. Il Signore ci vuole liberi da qualsiasi infermità che possa ostacolare il nostro cammino. E il Signore è con noi. Andiamo verso la libertà. Il cammino quaresimale è un cammino duro, ma è un cammino gioioso. È il cammino col Figlio di Dio verso l'Eden celeste. Fratelli e sorelle, lasciamo cadere tutto ciò che è mondano, tutto ciò che sta di schiavitù egiziana, di schiavitù babilonese, di schiavitù terrena. Lasciamo che il mondo resti ancora schiavo di ogni seduzione del maligno. Noi siamo i liberi figli di Dio. Siamo i liberi figli di Dio. La mente pura, il cuore puro, le mani pure. Camminiamo con Cristo, Signore, verso la libertà. Diciamo a tutti gli stranieri fuori. Tu dirai agli idoli di oro e d'argento, fuori, fuori, fuori. Anche se dovrai mangiare il pane della tribolazione, perché sei nel deserto, il Signore ti darà la manna. Anche se tu dovessi bere l'acqua della tribolazione, non temere, dalla roccia sgorgerà l'acqua. Non avrai altre acqua se non quella della roccia. Non avrai altro pane se non quello del cielo. Cammina con Cristo, Signore. Alleluia. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, o Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, o Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova. O Dio, cadono le nostre catene. O Dio, cadono tutte le nostre malattie. Fa che noi, uniti a Te, l'uomo sano e l'uomo libero, possiamo camminare verso la Pasqua e celebrare negli azimi della verità e della sincerità il Tuo trionfo su di noi e sul nostro peccato. Amen. Ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire il vostro cuore, è il Signore che vi chiama oggi alla libertà. E allora rivolgiamoci al Signore e gridiamo, ascoltaci, Signore, perché generosa è la Tua misericordia, nella Tua grande clemenza, volgiti a noi, Signore, preghiamo. Guarda con paterna bontà, o Dio onnipotente, la debolezza dei tuoi figli, e a nostra protezione e difesa stendi il tuo braccio invincibile. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e viva regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E adesso ascoltiamo la voce del Signore. Siamo con Lui in cammino e si cammina digiuni. Ma qual è il digiuno che vuole da noi il Signore? Ascoltiamo. Dal libro del profeta Isaia.
Così dice il Signore: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane. Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitarvi. Se t'atterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerando il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò calcare le alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe, tuo padre. Parola del Signore. Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto sul banco delle imposte e disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, lo seguì. Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani ed altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Oh,
Chi era Matteo? Matteo Levi, chiamato da Gesù alla sua sequela, era uno schiavo del mondo in cui viveva. Era stato incatenato dal maligno con la schiavitù del denaro, perché il denaro è il Dio di questo mondo ed è la peggiore delle schiavitù. L'attaccamento al denaro è la cosa più abominevole, come dice la Scrittura. Niente è più abominevole del denaro. E dice ancora, nihil scelestius avaro, nessuno è più scellerato dall'avaro. Era schiavo di altre schiavitù, perché il denaro comporta altre schiavitù. E Cristo passa, lo libera, lo chiama la sua sequela. Ecco la prontezza di Matteo Levi. Lascia tutto all'istante. Si libera dal peccato in tutte le sue forme. Vede in Gesù il liberatore. Era agiato, era ricco, secondo gli uomini. E lascia tutto. Segue il Signore. Ormai è passato colui nella sua vita che gli ha fatto comprendere in un lampo che è un miserabile, uno schiavo del peccato, dei vizi. È passato il liberatore e lo segue. E dà il pranzo di addio a tutti i peccatori. Non è un pranzo di addio per lasciarli nel peccato, ma per invitarli a seguire colui che lo ha chiamato, per farli incontrare con il suo Salvatore. E lì, nella casa agiata di Matteo, c'è il grande pranzo, Gesù al centro, alcuni apostoli, 4, 5 ancora, attorno a lui c'è il fiorfiore dei peccatori, dei grandi del mondo, e attorno ci sono i farisei, questi che ci credono giusti e sono gli incatenati ciechi, perché l'incatenato che vede facilmente può essere liberato, ma l'incatenato cieco, l'incatenato che è legato col cuore al suo peccato, difficilmente può essere liberato. Questi farisei che si credono giusti e sono peccatori e gridano allo scandalo, si avvicinano a Pietro, si avvicinano agli apostoli, mormorano e tra di loro confabulano e dicono, ma chi è costui che mangia con i peccatori? Mangia con i pubblicani, questa gente schifosa, senza comprendere che gli schifosi sono loro, i peccatori sono loro. Succede spesso questo. Anche noi possiamo cadere in questo peccato di cecità. Crediamo a peccatori gli altri, mentre i peccatori siamo noi. Quei farisei erano più rei davanti a Dio. Essi che avevano le scritture, avevano la legge, avevano il tempio, erano più peccatori del peccatore Levi, Matteo. E Gesù grida, perché mormorate? Io non sono venuto per i giusti,
ma per i peccatori. Io non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. Se volete riconoscere il vostro peccato, io sono per voi. Se volete riconoscere le vostre malattie, io sono per voi. Io sono il medico e il salvatore. Ma chi non riconosce la propria malattia, nulla da fare. Chi non riconosce di essere un peccatore, rimanga pure nel suo peccato, nulla da fare. Ma chi si riconosce peccatore, chi si riconosce malato, eccomi qui. Io sono il medico, sceso dal cielo. Io sono il salvatore, inviato dal Padre. E Gesù si presenta come colui che guarisce tutte le malattie umane per coloro che vogliono essere guariti, perché Dio rispetta la libertà. Egli è il salvatore di coloro che sono nel peccato, se vogliono uscire dalla schiavitù del peccato, perché Egli è il liberatore degli uomini, il redentore del genere umano. Anche oggi tu sei Levi, Matteo. Tutti siamo Levi, Matteo, cominciando da me, che ne porto pure il nome. E Cristo passa e ci chiama. Ci chiama a muoverci dalle nostre situazioni. E nessuno dica, io non sto al telonio. No, tutti stiamo al telonio. Tutti stiamo nelle nostre situazioni, nelle nostre case. Ascoltiamo, abbiamo ascoltato tante volte la voce del Signore. Anche Matteo Levi tante volte aveva ascoltato la voce di Gesù, ma mai era stato interpellato come in quel momento da Gesù. Ed è Gesù che oggi ci interpella. Ci chiama per nome, come chiamò per nome Levi Matteo. Vieni e seguimi. E Matteo, colto dalla grazia di Dio, lascia cadere tutto. Lascia cadere tutto, lui ricco, e senza una prospettiva di altra ricchezza, di un avvenire diverso. Segue Gesù. Lascia quello che è un gran bene per lui. Lascia il telonio. Lascia la gente il suo mestiere per seguire uno che lo chiama senza avere più una prospettiva umana, ma egli crede in colui che lo chiama e fa un balzo, segue il Maestro Divino. Anche tu, fratello, sorella, anche tu oggi ricevi questo invito, anche tu sei Levi, sei Matteo. Cristo è venuto e passa e ti chiama, seguilo. Egli è venuto per te. Se tu sei malato, seguilo, perché Egli è il medico divino, guarisce tutte le malattie, ha le medicine per tutte le malattie. Se sei schiavo di abitudini, di peccati, della mente, del cuore, del corpo, alzati e vai dietro di Lui. Egli è il tuo liberatore. Egli scioglie tutte le tue catene. Egli scioglie tutti i tuoi legami. Egli spezza il giogo che ti tiene schiavo. Egli spezza tutte le tue catene, perché Egli è il Signore di tutto. Egli è il liberatore. Fratelli e sorelle, Cristo ci chiama dietro a sé, ci chiama per questo cammino con Lui. Bellissimo il testo che abbiamo letto nella prima lettura. È un cammino di conversione all'amore. Se avete seguito il testo, potete comprendere la conversione all'amore. L'amore per gli altri, l'amore per quelli che ti stanno attorno,
Dio ti apre gli occhi e ti apre il cuore, ti fa vedere nel già malato. Nello straniero, nell'affamato, nell'oppresso, il tuo fratello, e ti invita ad aprire il cuore, ad aprire la borsa, ad aprire la casa. Ecco la conversione all'amore. Accorgiti degli altri. Tu che sei rinchiuso nella prigionia di te stesso, non vedi che te stesso, non lavori che per te stesso, accorgiti degli altri, apri il cuore e dai agli altri, apri il cuore e dai agli altri il tuo amore, dai il pane all'affamato, dai da bere all'assetato, vesti di nudo, alloggi il pellegrino, nel tuo cuore e nella tua casa ci sia posto per tutti, e la conversione all'altro, questa grande conversione che stenta a penetrare dentro di noi. Convertirci agli altri, perché in questa conversione all'altro che si manifesta la vera conversione a Dio. E poi dice il Signore: convertiti a me, onora il mio sabato, onora il mio giorno festivo, onora me, adesso guardi a me. Io sono il tuo sabato, io sono il tuo riposo, e allora i tuoi occhi brilleranno, allora la giustizia brillerà, avrai giorni meravigliosi per te, rifulgerà la tua luce come nel meriggio, avrai la sanità del corpo e dello spirito, perché io sono il Signore che ti guarisco da tutte le tue malattie, io sono il Signore che ti dà la luce e la vita. Ecco allora la conversione al Signore, nell'osservanza della legge del sabato, dove era chiuso cioè il nostro dovere verso Dio. Chiudi gli occhi a te stesso, apriti agli altri ed apriti a Dio. Ecco la doppia conversione, la conversione a Dio, la conversione al fratello. Quando tu chiudi gli occhi a te stesso, esci dalla tua prigionia, quando tu da te stesso ti converti a Dio e ti converti agli altri, allora la tua luce è vicina, allora la luce tua risplenderà come la luce del sole a mezzogiorno sul tuo volto e sulla tua vita. Sei un uomo libero, libero dalla grande schiavitù che sei tu stesso. Tu sei schiavo di te stesso, questa è la grande schiavitù. Sei schiavo di tutte quelle schiavitù che ti sei creato per stare dentro la tua torre, la tua casa. Esci, infrangi i ceppi, esci libero, convertiti agli altri, convertiti a Dio, e la luce splenderà sul tuo volto, sarai un uomo libero. Questo è il vero digiuno, il digiuno di te stesso, perché sei vorace di te stesso. Sei vorace del cibo che ti sazia, sei vorace dei piaceri che ti saziano, sei vorace delle cose che ti saziano. Tu sei il grande schiavo di te stesso, liberati da te stesso, da tutte le tue fami, da tutte le tue seti, da tutti i tuoi ceppi, liberato e convertiti al Signore tuo Dio, convertiti al tuo fratello, fatto l'immagine di Dio e sarai un uomo libero. Digiuna, il digiuno di te stesso, fai il digiuno della tua superbia, fa digiunare la tua superbia, fa digiunare la tua usuria, falla morire di fame, fa morire di fame la tua ira, fa morire di fame la tua invidia, fa morire di fame la tua gelosia, fa morire di fame la tua ignavia, la tua gola. Fa morire di fame la tua tristezza, fa morire di fame tutte le idee che sono dentro di te, e sarai libero di te, sarai degli altri, sarai di Dio,
ma sarai te stesso, perché ti sei liberato da tutte le tue catene, dal tuo egoismo. Fa morire di fame tutti quelli che ti assediano, fa morire di fame i tuoi vizi capitali, fa morire di fame le tre concupiscenze. Questo è il vero digiuno che il Signore vuole da te, e sarai veramente libero. E allora, ecco gli ultimi versetti della parola del Signore, e il terzo punto: io ti farò calcare le alture della terra, perché troverai la delizia del Signore. Ti farò gustare l'eredità di tuo padre Giacobbe, che è Dio. Ecco allora l'uomo che ritorna all'Eden, che ritorna a mangiare il frutto squisito degli alberi che sono nell'Eden. Entrerai nel giardino delle delizie, nel giardino di Dio. Troverai le delizie del Signore. Ti farò calcare le alture della terra. Ti farò gustare l'eredità che ho dato ai tuoi padri, ed è l'eredità di Cristo Signore. Perché se siamo figli di Dio, siamo anche eredi con Cristo della felicità eterna, perché è l'eredità del Padre, l'eredità che il Padre ha dato al Figlio e a tutti quelli che hanno seguito il Figlio e sono figli del Figlio. Fratelli e sorelle, se vogliamo essere veramente felici, se veramente vogliamo realizzarci, ecco il cammino che ci porta dall'Eden terrestre che abbiamo perduto all'Eden celeste in Cristo Signore, per la via dell'amore. Amen. Signore ha dato una parola di risonanza, mentre la parola di Lui scendeva nei cuori. È una parola bella, una parola di benedizione a Dio, che in Cristo Gesù ci ha benedetti. È un invito a benedire il Signore in Daniele per i molti benefici che ti ha dato. E c'è una parola bella nella lettera ai Romani che ci parla dello stato di schiavitù e della nuova libertà che Cristo ci ha donato. Quando eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nel riguardo della giustizia, ma quale frutto raccoglievate? Allora, da cose che ora, di cui ora vi vergognate, infatti il loro destino è la morte. Ora invece, liberate dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione, e come destino avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Salvatore. Ecco la vera libertà, la libertà del peccato. Prima ci credevamo liberi di commettere i peccati ed eravamo schiavi, ma quando è venuta la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, Egli ci ha liberati dal peccato e ci ha resi veramente liberi, e in questa libertà che noi dobbiamo camminare, coscienti che il liberatore è Cristo Gesù, coscienti che in questa libertà è la realizzazione della nostra vita. Amen. E adesso cantiamo. Il Signore ci invita nel nostro testo a benedire, a lodare Dio, perché ci ha aperto gli occhi.
perché ci ha aperto il cuore, perché è venuto in mezzo a noi con la sua parola. Benediciamo Dio, un canto di benedizione al Signore. E ha comandato all'influenza, l'ha sgridato, e la febbre oggi lascia tanti bambini. È un dono che il Signore fa in questo luogo a tante mamme, a tanti papà. Il Signore ha sgridato l'influenza. E la febbre oggi stesso lascerà tanti bambini. Ancora una grazia di guarigione scende su tante persone, toccherà l'esofago, i reni, il cuore e la vescica di diverse persone. Anche questo è un dono del Signore. Poi c'è un dono spirituale, il Signore tocca il cuore di un giovane, il quale si sente profondamente turbato, ma sente che il Signore lo sta svuotando da tutti i suoi peccati. E adesso, prima di proseguire, una breve testimonianza, ascoltiamo. Perché il Signore è sempre qui presente in mezzo a noi ed opera quando vuole e come vuole. Ma preoccupiamoci più delle malattie spirituali che di quelle fisiche, perché le malattie spirituali conducono alla morte dello spirito, mentre le malattie fisiche conducono alla morte anche del corpo. Ma che vale salvare il corpo quando veniamo a perdere l'anima? E allora apprezziamo più le guarigioni spirituali che le guarigioni fisiche. Ma siccome in ogni guarigione c'è sempre la mano del Signore, benediciamolo sempre e viviamo una vita degna di cristiani. Viviamo da cristiani. Viviamo col cuore rivolto a Dio e il Signore ci farà stare bene, perché una vita sana conduce anche a una vita buona, cioè la sanità del corpo si congiunge bene con la sanità dello spirito. Chiediamo al buon Dio la pienezza della vita, cioè la salute fisica del corpo, la salute spirituale dell'anima. Amen. Canto 41. I momenti più importanti della messa per la guarigione sono subito dopo l'elevazione, cioè della consacrazione dell'ostia. Quello è il momento in cui il sacerdote adora Gesù dopo aver deposto
il corpo e il calice del vino, cioè il corpo e il sangue del Signore. In quel momento il sacerdote, come Cristo, nella persona di Cristo, chiede al Padre che in forza del corpo e sangue del Signore gli ammalati presenti siano guariti e che esca dal corpo e dal sangue del Signore una forza di guarigione. L'altro momento è quando si dà la comunione, e allora che il sacerdote o dia lui la comunione o la diene altre, prega che il contatto fisico dell'ostia con la persona produca la guarigione. Sono i due momenti in cui io come sacerdote prego per la vostra guarigione. Anche voi sfruttate questi due momenti e chiedete la guarigione al Signore. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, Signore, perché tutti i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si addietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si unisca le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. A sedere sotto il suo fico e sotto la sua vite, non imitate il costume dei gentili. Ognuno ritorni a casa sua sotto il suo fico e sotto la sua vite e mangi dei frutti di casa. Il Signore parla con queste parole ad alcuni che vogliono mangiare del fico della vita della casa altrui. Ogni marito ritorna alla moglie, ogni moglie ritorna al marito, ognuno ritorna a casa sua a mangiare del suo fico e della sua vita. È un ordine del Signore per tante persone tentate. Ancora il Signore dice: ognuno faccia pace col suo vicino. Ognuno faccia pace col suo vicino. Non è ammesso nella mia casa né dissidio, né acredine, né odio, perché io sono il Dio della vita, sono venuto a portare la pace. Fate regnare la pace nei vostri cuori e nella mia casa. È un ordine del Signore. Il Signore concede una grazia di guarigione a una donna affetta da osteoporosi. Migliorerà il suo stato notevolmente. Il Signore guarisce un occhio, guarisce anche il fegato. Il Signore tocca la vescica di una donna, tocca gli arti inferiori di un'altra persona. Benediciamo il Signore di quello che fa e di quello che ancora farà, se guarderemo a Lui durante la processione. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento, fonte di vita per la tua Chiesa, sia per noi pegno sicuro di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore cederà a Lui la sua benedizione. Guardiamo a Lui e tanti mali nostri saranno guariti, soprattutto i mali dello Spirito.